Sì, mi sono tagliato i capelli e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vediamo uno degli effetti più stupidi che esistano al mondo. Però è sempre carino e vi potrebbe sempre ritornare utile in uno dei vostri fantastici cortometraggi. Nel tutorial di oggi vi spiegherò come creare l'effetto face jack, ovvero l'effetto dove c'è una foto ferma, una voce narrante o che ne so, e c'è la parte che si muove in base all'audio. È un effetto molto semplice e visto che pochi di voi magari hanno voglia di prendere la macchina fotografica e scattare foto, registrare tutte cose, troverete un link in descrizione che vi porterà al download di una traccia audio e una foto allegata ovviamente che ho preso dal film Men in Black. Detto questo, io non ho altro da dirvi e vi lascio al tutorial. Bene, iniziamo con uno dei tutorial più stupidi che abbia mai fatto e dopo aver importato la foto e l'audio nella nostra timeline dobbiamo fare tasto destro sull'audio, keyframe assistant, convert audio to keyframes. In questo modo avremo un valore in fotogrammi chiave del nostro audio. Eliminiamo il canale destro e il canale sinistro perché non ci serviranno e premiamo U per avere questo slider. Selezioniamolo e apriamo l'editor grafico. In questo modo potremo vedere che questi fotogrammi hanno esattamente la forma dell'onda della nostra traccia audio. A questo punto dobbiamo selezionare la nostra foto e duplicarla. Poi prendiamo lo strumento penna e andiamo a fare una maschera che isoli la parte che si dovrà muovere. Benissimo, a questo punto possiamo anche rinominare il video bocca, perché questa sarà la nostra bocca, che duplicheremo ancora una volta e che sposteremo tra la bocca e la foto originale. A questo livello dobbiamo applicare un fill, ovvero un effetto riempimento, del quale imposteremo il colore a nero in modo tale che se noi andremo a prendere la bocca e la muoviamo, vediamo che sotto c'è uno sfondo nero, diciamo. Se vedete queste piccole righe, state tranquilli che non si vedranno praticamente, non si noteranno nel video finito. E a questo punto la parte è un pochino più complicata. Dobbiamo cercare applicare uno slider control sulla nostra bocca. Poi premiamo sempre P e facciamo alt click sul cronometro per avere l'editor dell'espressione. A questo punto dobbiamo prima di tutto collegare un valore al nostro slider. Questo valore sarà denominato temp. Eliminiamo queste temp virgola temp tra le parentesi graffe e questo punto e virgola. A questo punto facciamo un asterisco che sta a indicare la moltiplicazione e lo moltiplichiamo per lo slider control che abbiamo appena creato. A questo punto facciamo punto e virgola per terminare questa variabile e facciamo invio. Adesso apriamo una parentesi quadra, il che sta a indicare che questi saranno i valori finiti, e dobbiamo scrivere value, ovvero userà come posizione x il valore che gli possiamo impostare a mano, cioè il valore sarà quello che mettiamo noi predefinito, ma per dirgli che deve essere il valore x dobbiamo aprire un'altra parentesi quadra e dirgli 0. 0 sta a indicare il valore x, 1 il valore y e 2 il valore z. A questo punto facciamo virgola e scriviamo sempre value, e in questo caso deve usare il secondo valore, quindi gli impostiamo 1 per il valore x. Chiudiamo questa parentesi quadra e aggiungiamo temp, ovvero la variabile che abbiamo appena creato. Chiudiamo ancora una volta la parentesi quadra e facciamo invio. Possiamo tranquillamente rinominare questo effetto, cioè il nostro slider che abbiamo applicato, amount, cioè quantità. In questo modo potremo controllare la quantità di quanto si muoverà. Se noi adesso andiamo a fare play non vediamo niente, questo è perché la quantità è a 0. Se noi adesso andiamo un pochino avanti e aumentiamo questa quantità, ci possiamo accorgere di quanto si muove questo slider. Quindi direi che per il mio caso un valore di 2 è sufficiente e poi vedetevela con la vostra immagine. Diciamo, questo è l'effetto finito, potete applicarlo a numerosissimi
foto, fumetti, quello che volete. E niente, questo è il tutorial. Benissimo, ora che sapete come ricreare questo fantastico effetto, vi invito a ricrearlo, visto che vi do anche i file disponibili. E se riuscite a caricarlo, non postatemelo come video risposta, perché è una funzione che verrà tolta a breve su YouTube. Semplicemente postatelo sulla pagina Facebook che trovate in descrizione o qua in sovraimpressione. Sempre mettete un bel mi piace se il video vi è stato utile, lasciatemi un commento dicendomi che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale che è sempre importante per rimanere aggiornati sui nuovi video, e niente, io vi saluto qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao!